Possiamo ascoltarlo in diretta alla Camera. Della sua famiglia. Non abbiamo visto né da parte sua né da parte degli esponenti del Partito Democratico lo stesso pietismo e compassione, ripeto, nei confronti dei migliaia di cittadini truffati dal decreto salva banche. In questo palazzo dell'ipocrisia voi vi lamentate se una forza di opposizione presenta una mozione di sfiducia nei confronti di un ministro. Questo perché pensavate, prima che entrasse il Movimento 5 Stelle, di essere totalmente immuni da qualsiasi critica, che questo palazzo fosse chiuso ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione di sfiducia e soltanto questo è riuscito a costringere il ministro Boschi a venire qui in aula e a parlare e a fornire spiegazioni di fronte al Parlamento, quindi di fronte alla nazione intera, perché lei pensava che sarebbero bastate quattro frasi in croci dette durante la presentazione del libro di Vespa. Ecco, questo non funziona in una Repubblica democratica. Lei viene in aula e parla. Proverete, e avete già provato, a buttarla su cavilli, contro cavilli, articoli, valore azionario di 1.500-2.000 azioni, ma pensate veramente che il punto sia il valore di queste 4.000-5.000-3.000 azioni? Il punto è semplice, la domanda che tutti gli italiani si devono fare è la seguente. Il governo Renzi, ancor prima il governo Letta, in questa legislatura, ha o meno favorito gli interessi del mondo delle banche? La risposta evidentemente è sì. Lo fece la prima volta il governo Letta con un infame decreto su IMO Banca d'Italia che ha dato quattrini nostri a una serie di banche private che detengono pacchetti azionari di Banca d'Italia e che molto probabilmente compreranno queste nuove banche, tra cui Nuova Banca Etruria, che sono state ripulite e resi dei veri e propri gioiellini e verranno comprate molto probabilmente da Intesa San Paolo e Unicredit, che vennero favorite da quel decreto infame grazie alla compiacenza della Presidente Boldrini con quella ghigliottina incostituzionale assolutamente assurda. E questo fu il primo decreto. Poi c'è stato il decreto sulle banche popolari, che evidentemente ha aumentato in qualche giorno, in qualche settimana, il valore di quelle azioni. Azioni il cui valore stava tracollando anche durante gli anni in cui nel Consiglio d'amministrazione vi era il dottor Pierluigi Boschi. Considerate che le azioni di Banca Etruria valevano nel 2011, anno in cui entra il dottor Boschi all'interno del Consiglio d'amministrazione, 8 euro cada una. Nel 2014, dopo le ispezioni di Banca d'Italia, che hanno poi portato alla multa nei confronti del dottor Boschi, il valore era diventato un euro e, caso strano, nonostante queste indagini, nonostante il tracollo del valore azionario, il dottor Boschi venne nominato vicepresidente soltanto un mese dopo che la figlia, il ministro Boschi, divenne ministro della Repubblica. Ma pensate di prendere in giro un paese intero con i vostri cavilli, le vostre balle, i vostri doppi pesi, doppi giochismi? Pensate di prendere in giro il popolo? Qua il popolo è rappresentato. Non lo prenderete in giro e non lo prenderete in giro più quando c'è il Movimento. Onorevoli colleghi, forza. Successivamente altri provvedimenti sono stati presi dal governo Renzi e hanno favorito le banche. Ora, certamente tutto il governo Renzi, su questo siamo d'accordo, è in conflitto di interesse con il mondo bancario, ma in realtà tutti i parlamentari della Repubblica lo sono, perché cosa è diventato oggi un partito politico? Un partito politico e una banca sono la stessa cosa, gestiscono i nostri soldi, lo fanno in maniera poco trasparente. Perché? Perché Banca Italia non controlla, perché ovviamente è controllata dalle banche private, e i vostri bilanci non sono controllati perché piazzate delle leggi indegne come la legge Boccadutri per non far controllare i soldi. Questo va detto, partiti e banche sono la stessa cosa, e come le banche piazzano titoli tossici, anche i partiti politici, a cominciare dal PD, che è una banca, piazza provvedimenti tossici come Jobs Act, come lo sblocca Italia. Colleghi, onorevole Di Battista si rivolga alla Presidente. Utilizzando la compiacenza di una parte di stampa che non ha minimamente buttato fango sul ministro Boschi, minimamente, perché se nella passata... Onorevoli colleghi, se anziché la Boschi vi fosse stata in epoca berlusconiana la Polverini, la Gelmini, la Carfagna, sarebbero insorti tutti oggi per la questione della Boschi.
parla soltanto un intellettuale, Saviano, e voi rispondete a Saviano dicendo che il fatto che abbia sollevato il problema è il motivo è per vendere maggiori libri. Ipocriti! Onorevole Di Battista, si rivolga alla Presidenza. Il ministro Boschi ha un conflitto grande, non come una casa, come una banca. Una banca tutelata, una banca sulla quale è intervenuto questo governo. E lei, non soltanto lei, è chiaramente un punto di intermediazione tra il governo Renzi e una banca che è riconducibile alla sua famiglia. Vicepresidente suo padre, fratello dirigente e impiegato, e lei piccolissima azionista. Non ci interessa il quantitativo, ci interessa la problematica politica, perché il ministro Boschi, un ministro della Repubblica, deve essere al di sopra di ogni sospetto, e lei non lo è al di sopra di ogni sospetto. Colleghi, per favore. Questo è il rispetto democratico di questa pseudo-sinistra che si sente migliore di tutti i cittadini. Colleghi, lasciate parlare l'onorevole Di Battista e l'onorevole Di Battista si rivolga alla Presidenza. Tra l'altro senza mancare di rispetto, facendo un attacco politico, questa roba vi fa impazzire, incredibile. Onorevole Di Battista. Non eravate abituati. Ministro Boschi, oltretutto, questo glielo dico, il fatto che lei sia stata, pare... Perché il Premier Renzi, oltre a doverci fornire, chiamate Nardella, le spese pazze del Comune di Firenze, deve fornirci verbali per capire se lei fosse o meno presente, non soltanto dei consigli ministri che hanno approvato provvedimenti riguardanti le banche, ma anche in quelle riunioni preparatorie, perché è durante le riunioni preparatorie che si crea e che si disegna il provvedimento, non soltanto in fase di votazione. Nell'attesa che il Presidente Renzi ci... Colleghi, fate silenzio. ...i verbali desecretandoli... Io le dico, ministro Boschi, che il fatto che lei pare non fosse presente, anziché farla, come dire, proteggerla dal conflitto di interessi, avvalora la sussistenza del conflitto di interessi, nonostante oggi sia in atto, ci sia una legge ridicola come la legge Frattini, e voi del PD quando c'era Berlusconi ridevate che Berlusconi usciva dal Consiglio dicendo è una buffonata la legge Frattini non esiste, infatti il vostro Presidente del Consiglio prese i voti dicendo che in 100 giorni avrebbe risolto il conflitto di interessi, balla, falsità, siete passati da il conflitto di interessi in 100 giorni a 100 conflitti di interesse al giorno. Ora concludo, ministro Boschi. Le dico, io non lo so quello che succederà, cioè chiaramente la mozione verrà bocciata. Qui c'è una maggioranza abusiva e incostituzionale per via di un premio abusivo e incostituzionale della legge elettorale. E dire verrà bocciata rafforzerà, a me non mi interessa. Il mio dovere di opposizione è portare il caso in aula, insieme ai miei colleghi, e dare anche subito delle soluzioni. Non si risolveranno e non ci saranno, e non ci sarà la possibilità di nuovi casi fino a che non verranno separate le banche commerciali dalle banche di investimento, e fino a che Banca d'Italia non tornerà una banca controllata dai cittadini, dal pubblico e dalla nazione italiana. Le dico che non sappiamo, la mozione verrà bocciata, però non sappiamo se il caso si ingrosserà nei prossimi giorni. Se si dovesse ingrossare, dovessero sorgere nuovi elementi, se sono penali se ne occupa la magistratura, qua ci si occupa di politica, evidentemente potrebbe succedere che il Premier Renzi stesso chiederà di sacrificare il ministro Boschi, perché occhio che il Premier Renzi non difende il ministro Boschi, difende se stesso ed è capace di tutto pur di mantenere il potere. Se questo dovesse succedere, se da qui a qualche settimana, per via di nuovi elementi o per via di una crescita di consapevolezza dell'opinione pubblica che voi tutti avete sempre ostacolato ma che finalmente un movimento cerca di supportare, il ministro Boschi dovesse fare un passo indietro, anche lei si farà una domanda che si fanno tanti cittadini. Ma se io al posto di Boschi mi fossi chiamata banca, mi avrebbero salvato? Certamente sì. Voteremo sì a questa mozione. Boschi, dimettiti e viva l'Italia nonostante questa oscena ipocrisia. Grazie. 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 Beh, allora, avete sentito l'intervento di Di Battista, ha parlato di un conflitto di interesse grande, non come una casa, ma come una banca per il ministro Boschi. Di Battista del Movimento 5 Stelle che...